Carla! Eccomi, ti aspetto qui al centro, perché naturalmente oggi è un giorno di festa, cara Bianca, ma noi non finiamo mai di dare consigli, di parlare di moda, che piace, un argomento che piace tanto alle nostre amiche da casa. Assolutamente no, infatti proprio oggi, che è questo giorno particolare, noi abbiamo deciso di regalare il tuo tutorial a una persona altrettanto particolare, ma ci facciamo raccontare tutto da lei. Maria Teresa, prego. Donne candide, donne che si arrendono. Benvenuta Maria Teresa, a detto fatto. Come sta? Dove vai? Maria Tere? Faccia la sfilata, brava Maria, è già entrata nella parte, bravissima. Era già partita con la sfilata. Sì, sì, con la sfilata. Allora, vieni pure qui al centro tra me e Carla, perché tu sei la nostra ospite, quindi devi stare al centro dello studio. Certo. Come una principessa, una regina. Allora, Maria Teresa, intanto come stai? Bene, grazie. Tutto a posto? Tranquilla. Sei tranquilla? Credo. Sei emozionata? Emozionatissima, non emozionata. E dietro le quinte mi ha rivelato che è molto emozionata, però è felicissima di essere qui con noi oggi, il suo giorno speciale. Assolutamente. È il suo giorno speciale perché lei è una persona speciale che ha deciso di dedicare tutta la sua vita agli altri. Cosa fai in particolare, Maria Teresa? Allora, io faccio del volontariato, ho iniziato tanto tempo fa sia in parrocchia, dove facciamo volontariato alle persone che hanno bisogno, come Caritas, come ragazzi insomma messi alla prova, poi andiamo nelle carceri, poi faccio volontariato in Croce Rossa, insomma molto volontariato. Come mai hai deciso di fare questo nella tua vita? Cos'è che ti fa, cos'è che ti dà? Allora, io ho iniziato tanti anni fa, prima ho iniziato in un centro di pensione oncologica per tanti anni, dove facevamo dei trattamenti alle persone operate al seno che avevano bisogno, perché si gonfiava il braccio eccetera, quindi ho iniziato da lì. È stata una cosa così, andai per accompagnare una persona e mi chiesero di dare una mano e io da lì mi è nata questa cosa. Lo faccio perché credo che dare un aiuto, una mano a chi ne ha bisogno ti ricompensa in tante cose. Non ti ricompensa economicamente, ma ti ricompensa una questione di cuore, cioè io non lo so. Ti senti meglio? Assolutamente, quando le persone mi ringraziano e mi dicono, cioè per esempio c'è stata una vecchietta che mi diceva sei stata grande, sei brava, io prego per tutte queste cose qua che mi facevano emozionare. Che bello. Allora, tu sei qui oggi perché cosa chiedi a Carla? Cosa vorresti? Io cambio look, nel senso, poiché io sono sempre di corsa, faccio tante cose, no? Mi dedico al volontariato, però per me non c'ho mai tempo. E quindi ho detto, ogni tanto... E noi siamo qui per questo, proprio per regalare una giornata... Che ti ricorderai, spero, nel senso positivo, Carla. Che cosa sì, faremo? Sicuro. Intanto vedo che Maria Teresa ha portato i suoi abiti direttamente dal suo armadio. Perché? Perché noi adesso dobbiamo creare le nostre relle over the top e over the flop. Vai, esatto. Carla. Allora, le mie spelle, appunto, come diceva Bianca, abbiamo i tuoi capi, Maria Teresa. E inizierei subito a parlare dell'abito. L'abito con la spallina molto sottile. Ovviamente un abito estivo che si predilige quando c'è il tempo piuttosto caldo. Però io oserei dire un fatto. Qui siamo nello spazio dei consigli. Che quando siamo un po' grandi di età, intorno ai 60 anni, lo spallino troppo sottile ci crea qualche complessità, perché naturalmente abbiamo il reggiseno, sotto lo spallino sottile si vede, quindi io questo abito te lo metto nella rella dei flop. Esatto, però ti do anche qualche suggerimento, quindi non mi fermo qui. Naturalmente cosa abbiamo? Abbiamo degli abiti con una manica magari a volant, quindi che ti lascia comunque il braccio libero, colori sempre molto accesi, però ti copre la parte della spalla e ti fa sentire naturalmente più sicura, e questo lo metto nella rella dei top. E questa è l'alternativa proposta da Carla Gozzi. Poi, camicie, io vedo che tu indossi volentieri le camicie, tra l'altro un capo molto adatto per le donne grandi di età, però una cosa che tu sbagli sono i materiali. Come puoi vedere, vediamo se la regia riesce a inquadrare bene il dettaglio, questa camicia ha un tessuto piuttosto rigido, quindi cosa succede? Non segue le forme del corpo, una, due, e addirittura è esagerato, hai bensì tre camicie col tessuto sbagliato. Quindi le mettiamo nella rella over the flop. Del flop la mettiamo qui. Perché quale sarebbe il tessuto giusto? E Carla? Adesso ovviamente mi sono fatta aiutare Bianca dalla nostra sartoria straordinaria e ho scelto dei modelli adatti col tessuto. Guardate ragazze anche da casa questo tessuto molto fluido. Addirittura anche la camicia col colletto, un po' con delle piccole trasparenze, molto femminile, però col tessuto che segue le forme del corpo. E la mettiamo, questa camicia giusta, nella rella dei top.
up. Poi ho visto dalle fotografie che hai inviato che tu indossi sempre volentieri le bluse. Non sono sbagliate le bluse, però sono troppo grandi. Questa è particolarmente enorme. Il tessuto non è sbagliato, ma è la dimensione. Quindi tu ti stai regalando qualche taglia in più. Qual è la donna che si vorrebbe regalare qualche taglia in più? Nessuna. Perfetto. Quindi questa blusa dovrebbe essere decisamente più ripresa al punto vita. Allora, ovviamente te la metto qui nell'arella dei flop e ti faccio vedere invece quale potrebbe essere una soluzione. Eccola qui, sempre scelta dalla nostra sartoria straordinaria, dove il punto vita è leggermente segnato. E quindi la indichiamo nell'arella dei top. Poi ho notato con piacere, cara Maria Teresa, che qui abbiamo tanti foulard, che è un accessorio di grande tendenza che io amo molto. Però prima di andarlo ad analizzare, io vorrei capire come tu lo indossi questo foulard, perché qui c'è una grande differenza tra fare una cosa corretta oppure sbagliata. Vai pure, Maria Teresa, avvicinati e mostraci proprio il tuo modo di indossare questi foulard. Vediamo un po' se riesci a convincere la nostra Carla Gozzi. C'è tipo male la cervicale, più o meno così, no? Direi che l'errore era dietro l'angolo, inevitabile. Allora, io ho preparato per te, perché immaginavo, tre immagini di come, tre spunti di come indossare i nostri foulard. Guardiamo insieme, regia, eccoli qui. Naturalmente il primo è un po' più sportivo, il secondo ha questo fiocco couture e il terzo naturalmente è molto di tendenza. Non dimentichiamo che dipende poi dalla compattezza del foulard, questo è in raso, e cambia il tipo di fiocco quando abbiamo per esempio lo chiffon, e voilà. Maria Teresa, tutto chiaro? Benissimo. Te le ricordi tutte le cose? Ho capito che... Vabbè, nel caso te lo puoi sempre rivedere su RaiPlay questo momento, così lo memorizzi per benino. Intanto adesso io passerei dalla teoria alla pratica, perché so che Cara ha preparato una sfilata per suo maestro. Esatto. Musica. Ti accomodi con Bianca, Maria Teresa, e vediamo la nostra sfilata. Complimenti per questi bellissimi look, descrivici pure, sono molto certo curiosa. Allora, vai. Partiamo dal primo, che è un look giorno, ovviamente indossato col jeans. Questa è una giacca con la spalla insellata in tessuto bouclé che piace molto a Jonathan, lo dico perché lui è innamorato di questa giacca. E poi dolce vita di grande tendenza è naturalmente il nostro foulard, quindi un look sport chic. Poi passiamo al secondo, siamo nel mondo dell'aperitivo, quindi abbiamo il total black, però illuminato con questa camicia blusa proprio dai tessuti giusti e un pantalone ovviamente anni 30, quindi un po' grande Gatsby, piuttosto ampio, da portare naturalmente con un bel tacco. Concludiamo in bellezza, perché le nostre amiche da casa devono sempre risplendere col terzo abito, un abito da grand soirée, ragazzi, un abito rosso fuoco che parla di passione, emozione e sogno, ovviamente ripreso al punto vita con questa manica farfalla molto importante e un pizzo Valenciennes rebroudré ton sur ton col nude. E allora mi sembra che ci siano tutti gli elementi per viaggiare verso Carnaland, e poi con te, Maria Teresa, ci vediamo alla fine del programma, della puntata, così scopriremo come Carla ti avrà reinterpretata. Goditi questa giornata. Vai, Maria Teresa, e grazie ovviamente alle nostre splendide modelle. E adesso è arrivato il momento di scoprire come Carla e il suo staff avranno realizzato il sogno di Maria Teresa, questa donna dalla grandissima generosità che ha dedicato tutta la sua vita ad aiutare il prossimo. Carla, com'è andata? Ma direi molto bene, poi lei era molto emozionata, io l'ho vista un attimo fa, è un'altra super felice. Vediamo com'è arrivata stamattina. E adesso chiamiamola la nuova Maria Teresa. Prego. Parlami di te, bella signora, del tuo mare nero nella
con questo maculato verde. Una super muse immaculato, che è un materiale, un tessuto di grande tendenza. Ovviamente lei se lo merita, perché dedica la sua vita agli altri. Per la prima volta una giornata tutta invece dedicata a se stessa, per essere non solo over, vedi ma cosa over fa? Se ne va dal centro verso fuori. Invece no, ti devi mettere al centro, Maria Teresa. Sono abituata. Tu sei importante, sei bellissima, complimenti per quello che fai e per la persona che sei. Grazie, grazie. Veramente. Adesso mi sto vedendo. Chi sono? Guardati, guarda. Bellissimo. Grazie ovviamente al nostro staff, grazie Carragozzi, grazie alla nostra Cricca. Noi ci vediamo domani.